Ben ritrovati con la nostra rubrica dedicata a salute e benessere, nuovo appuntamento dedicato alla fisioterapia. Oggi in particolare parliamo della postura nei bambini e nell'adulto. Quali sono gli errori che più comunemente commettiamo, ma soprattutto cosa possiamo fare per intervenire rispetto ad una postura sbagliata? Tutte queste domande le poniamo al dottor Giuseppe Dello Buono, fisioterapista, che innanzitutto saluto e ringrazio. Buongiorno, grazie a voi, come sempre. Ho aperto da subito questa puntata con tantissimi quesiti, dottore, tant'è che quando si parla di postura parliamo di un problema che riguarda purtroppo molti bambini ma anche molti adulti. Quindi, come sempre, le chiedo di partire dalle slide, così vediamo i primi esempi. E partiamo subito dalla prima, che è una frase molto importante, che dice: quando si modifica profondamente la postura, si modifica anche lo stato dell'animo e viceversa. Che cosa vogliamo dire? Che la postura è collegata alla personalità della persona, cioè la persona in base alla postura trasmette il suo essere. E lo vediamo subito: se una persona sta accovacciata, proprio chiusa, si porta avanti un'espressione di negatività. Se una persona è bello, vigoroso, eccetera, eccetera, si porta avanti una postura di prosperità, di forza, di energia molto bella. Per cui che cosa dobbiamo fare? Già da piccoli ragazzi li dobbiamo abituare a una buona postura, in modo che gli dà quella giusta e quella bella personalità, perché se noi andiamo a modificare profondamente la postura possiamo dare al ragazzo, al bimbo, una bella personalità. Infatti la postura dei ragazzi è importante per chi? Ma soprattutto per i genitori, per i nonni, per gli zii, perché che cosa fa? Guardano il nipote, il figlio e così via, che lo vuol vedere crescere, lo vuol vedere bello, lo vuol vedere elegante. E se noi abituiamo questi ragazzi ad acquisire questa postura, che spesso si fanno degli errori gravi, giustamente come dicevi, quali sono i consigli? Il consiglio più importante che noi dobbiamo dare ai genitori, ai nonni e agli zii è di non dire sempre ai ragazzi dritto, stai dritto, sulle spalle e così via. Perché questo continuo, questa informazione continua che spesso viene data in modo negativo, la negazione crea automaticamente una forzatura, e quando un ragazzo è forzato a fare quelle cose evita di farle, o anzi amplifica non farle. Anche se le faccio notare che anche io automaticamente, nel momento in cui lei ha detto stai alto, stai dritto, in qualche modo ho riflettuto, ho un qualcosa di istintivo, no? Anche se poi viene acquisita come negatività. Allora vediamo dalla prossima slide proprio cosa accade alla nostra colonna vertebrale. Noi, guardando questa prima immagine, noi vediamo quattro figure. Se partiamo dalla sinistra, le prime due immagini vediamo una scoliosi, diciamo un atteggiamento chiamato scoliotico. Più a destra invece abbiamo una scoliosi vera, che si chiama scoliosi congenita. Qual è la differenza? Quello che dico spesso: attenzione, se noi abbiamo una scoliosi come quella di destra di quelle due persone, possiamo ottenere dei risultati. Se noi andiamo avanti sulla prossima slide, chiedo scusa, che cosa vediamo? Vediamo queste due immagini. Quella di sinistra è una scoliosi squilibrata. Che cosa vuol dire? Che le spalle del bimbo, del signore, dell'adulto e così via, cosa accade? Le spalle sono proiettate sulla destra. La stessa scoliosi che noi vediamo compensata, le spalle cadono al centro. Il problema: abbiamo sempre le vertebre che noi vediamo a destra completamente, quelle gialle che sono le vertebre che hanno la sua curva, perché è una struttura congenita, quelle non si potranno, ricordatevi, mai raddrizzare. Quello che noi possiamo fare, quello che bisogna capire, è portare l'equilibrio, cioè far cadere le spalle completamente sui piedi, cioè il peso delle spalle deve cadere perfettamente sul bacino e sui piedi, perché se le spalle sono completamente spostate io ho uno squilibrio, una forza di equilibri che vanno a scompensare completamente. Per cui non vi dovete sforzare a voler portare completamente la colonna vertebrale dritta, perché spesso se è congenita, cioè abbiamo i cubi delle vertebre, lo vedremo alla fine, che sono
non sono perfettamente allineati, non lo potremo mai ottenere, per cui faremo delle forzature e degli sforzi in mani che non otterremo mai dei risultati. Ma quello che bisogna fare è riportare gli equilibri delle linee di forza agli adulti, ai bimbi, a chiunque, per ottenere questa bella postura. Vediamo in che modo poi capiamo se effettivamente le nostre spalle sono in equilibrio con la prossima immagine. Questo qui, che cosa stiamo facendo? A sinistra stiamo vedendo che mettono dei tirandi, spesso a destra vediamo questa persona, si chiama Cifosi, che porta le spalle avanti, per cui è chiuso, è una persona che si trascina, diciamo, il corpo lungo il suo percorso, e a sinistra cosa fanno? Mettono questi tirandi. Io non sono, infatti ho messo quel punto interrogativo, vedete, non sono molto d'accordo a usare i tiranti. I tiranti li dovete costruire voi, perché noi possiamo benissimo costruire questi tiranti, e funziona. Ricordatevi che invece di mettere quei tiranti che avete visto dietro, noi facciamo un allenamento, è un trattamento di massaggio muscolare, si va l'inversione proprio delle scapole, cioè vediamo i ragazzi che solo dopo un trattamento hanno difficoltà a portare le spalle avanti e hanno più capacità a portare le spalle dietro in una sola seduta, perché si vanno a creare dei motori, meccanismi dei motori, dei muscoli che cercheranno di usare quelle fasce che vanno a incrociarle. Tanti altri però gli errori che comunemente commettiamo, tant'è in apertura ho detto subito cercheremo insieme di capire quali sono gli errori che comunemente commettiamo, spesso in maniera inconsapevole, poi di capire come si può intervenire col metodo dello buono. Allora vediamo la prossima slide che ci dà una serie di esempi a tavola, ecco. Davanti allo specchio. Esatto, noi davanti allo specchio già una persona si può vedere, spesso non ci si guarda. Io infatti faccio le foto ai pazienti, gliele faccio vedere, dico guarda come sei, controlla bene. Ma io non l'ho mai visto, perché? Perché spesso si guarda il viso, si guarda gli occhi, si guarda la bellezza della persona, ma non si guarda la postura. Ma un'altra cosa che bisogna stare attenti quando si guarda allo specchio è questa, perché spesso noi ci mettiamo dritti ma stiamo su con le spalle sollevate. E spesso i genitori ci fanno sollevare queste spalle ed è un errore gravissimo, perché se io sollevo le spalle si accorciano i muscoli sopra e alla fine avrò dei grossi problemi di cervicale e così via. Le spalle devono andare indietro e rilassate, cioè deve essere imponente ma non contratto. Una posizione comunque naturale. Naturale, bisogna conservare il tenere su, spesso gli fanno tenere queste spalle su, sti ragazzi li vediamo tutti belli, così prosperosi di petto, però sono contratti. Questo è un errore gravissimo che spesso fanno, bisogna stare dritti con le spalle indietro, ma rilassate. Dalla teoria alla pratica, vediamo come si interviene. Allora, quando noi parliamo di postura, abbiamo sempre detto che non esistono solo le spalle, non esiste solo la schiena, non esistono i glutei, i piedi e così via, esiste il corpo nella sua complessità. Come si interviene? Si interviene prima con dei trattamenti manuali fatti bene, che vanno a liberare tutti i meccanismi. Ricordatevi, io l'ho detto, soprattutto ai bambini, noi vediamo che quando veniamo a trattare i bambini di 12 anni, questi bambini in poco tempo si sviluppano, cioè perché? Ma perché si sviluppano? Perché quelle catene muscolari noi le liberiamo e diamo la possibilità a una crescita, a un fiore che sboccia molto bello. È la prima cosa da fare, per cui i trattamenti. Ma i trattamenti ricordatevi che si fa dalla punta del piede alla punta della testa. Sono dei trattamenti completamente che si chiamano trattamenti posturali, dedicati proprio alla postura del bimbo e dell'adulto. Per cui noi abbiamo un trattamento nella complessità che deve trattare ogni piccolo muscolo e ogni grande muscolo di tutta il soma, di tutto il corpo della persona. Perché spesso si rischia con l'assunzione di una postura sbagliata per un determinato periodo di tempo, soprattutto se poi questo
periodo si prolunga molto, che l'effetto sia evidente proprio, no? Che questa postura sbagliata rischi di diventare anche inestetica. Vediamo le prossime slide, così il dottore può aiutarci a vedere praticamente, a spiegarci praticamente. In questo caso io penso sia evidente, no? Abbiamo delle persone che si sono, se noi vediamo a sinistra tutte e due, avevano una scoliosi, però questa è una scoliosi da atteggiamento. Noi vediamo che dopo il trattamento sparisce immediatamente. Che cosa vuol dire? Che quelle due persone hanno una postura continua, giornalmente, completamente scompensata. Per cui non è una situazione grave, non ci vuole molto tempo e così via, ma noi andiamo a vedere col trattamento che avete visto con le immagini prima, per cui un trattamento manuale, queste due persone si sono state portate completamente in equilibrio, che vuol dire che le spalle cadono perfettamente sui piedi, per cui andando a cadere perfettamente sui piedi otteniamo un equilibrio muscolare e si evitano poi tanti dolori, tante problematiche, infiammazioni e così via nel percorso della propria vita. Altro quesito, cosa accade quando facciamo sport, no? Ecco, attenzione allo sport. Noi se andiamo a vedere la slide sullo sport, che è importantissimo, importantissimo. Cioè, dopo fatto il trattamento manuale, è importante fare lo sport. Ma che cos'è? Ce ne sono tanti sport. Noi vediamo in sovraimpressione una persona che corre. Se noi vediamo questo bimbo che corre, ha due posizioni. La posizione A è una posizione scorretta di corsa. Quella posizione della corsa, in quella situazione, la corsa è bellissima, ma se viene fatta in modo scorretto, come nella posizione A, si hanno problemi sia alle ginocchia sia alla schiena. Invece nella posizione B è una posizione corretta, per cui vediamo questo bimbo che sicuramente crescerà con delle energie sicuramente migliori. Per cui anche la corsa, ricordatevi, deve essere fatta in modo corretto, per cui non pensate che io vado a correre e ottenete dei risultati, ma spesso vedo anche le persone quando camminano e camminano anche in modo sbagliato, per cui coi piedi accorciati e così via, creando dei danni posturali. Tant'è abbiamo visto che in primo piano rispetto alla slide sugli sport abbiamo la corsa, dietro diciamo si vedevano tanti sport, tanti questo sport, era un errore che poi rincontriamo nelle sport. Diverse discipline. Io, tanti bambini che vengono a me che hanno cominciato a fare sport a 4 anni, 5 anni, 6 anni, e sport spesso ci sono seguiti bene, ottengono dei bei risultati, ma se sono seguiti solo con lo sport, io per ricostruire il loro equilibrio posturale impiego veramente tanto tempo, si ottengono sempre dei bei risultati, però il tempo poi diventa più complesso, più complicato. Nei bambini a che età è possibile individuare i primi problemi posturali? Ma i primi problemi posturali si possono individuare a tutte le età, perché basta una caduta fatta male, per cui questo bimbo rischia di avere un blocco muscolare, perché come li abbiamo gli adulti, queste contratture, lo può avere anche un bambino. Allora se questo bambino ha una contrattura in un muscolo, in qualsiasi parte del corpo, c'è una rotazione che non sappiamo, dipende da dove è accaduto. Ci vuole 5 minuti, si va a sbloccare quella tensione muscolare, si porta un bel equilibrio, il bambino è contento e così via, perché si comincia anche, ho cominciato a fare trattamenti anche a bambini che hanno avuto problemi a 3 mesi, 4 mesi e così via per tante situazioni. Non esiste l'età, ma la cosa importante nell'età puberale, 10-12 anni, cominciare a fare i trattamenti, perché in quel periodo è importante, il corpo vuole mandare il massimo dell'energia per crescere, per avere una postura perfetta, e in quel periodo, sui 12 anni, fare dei trattamenti manuali con la ginnastica, ricordiamo la ginnastica è importante, come è importante il trattamento manuale, il ragazzo cresce in un modo splendido, è incredibile, guarda, è incredibile come si sviluppano e come danno quello splendore, quella bellezza del proprio corpo. Domanda diversa, una curiosità per gli adulti invece. Un adulto che non ha fatto questo discorso da bambino, da ragazzo e si ritrova ad una certa età una postura sbagliata, che risultati poi può ottenere? Fino a che età si può intervenire? Diciamo che anche dopo i 90 anni si può intervenire. Quindi per cui sempre. Cioè, che cosa vuol dire? Che
le ossa hanno una struttura che è l'oro, che è un qualcosa di compatto. I muscoli è un tessuto molle. Noi andiamo a trattare i tessuti molli. Questa è la differenza del metodo dell'Ubuono, che va a trattare sempre i tessuti muscolari. È chiaro che con una persona adulta di 90 anni i risultati non saranno come quelli di 12 anni, che deve esplodere. Alla persona di 90 anni cercheremo di migliorare la qualità della vita. Cioè il concetto, più si va avanti con l'età, più bisogna migliorare la qualità della vita. A 12 anni bisogna esplodere, bisogna avere il massimo della vita. Poi bisogna mantenere questa qualità della vita crescendo con l'età. Abbiamo ancora due slide da mostrare. Vediamo la penultima. Ecco, questo qui è un esercizio molto importante che io consiglio a tutti, adulti, bambini, eccetera. Qual è? È quello della postura. Che cosa dovete fare? La postura, la parte più importante spesso della postura per avere un equilibrio è quella, quando stiamo in piedi, è quella dei polpacci. Dovete ascoltare i vostri polpacci, cioè sentire i polpacci come si muovono. Se voi provate, vedrete che automaticamente andate in equilibrio. E quando state seduti come me in questo momento, sentire i glutei, cioè i due glutei che lavorano contemporaneamente e stanno bene. Basta questo piccolo esercizio per avere un equilibrio posturale, non c'è male. Per cui con i polpacci, voi dovete ascoltarli proprio i polpacci, che sarebbero queste zone, ascoltare il movimento dei polpacci, un equilibrio, devono stare perfettamente in equilibrio, sentire che sul pavimento trasmettano la stessa forza. Se trasmettono questa forza uguale, io riesco a trovare un perfetto equilibrio. E questa, diceva, è un'indicazione che possiamo dare a chiunque ci sta seguendo, adulti o bambini, ma anche a chi ha semplicemente dei dubbi, un modo per capire se c'è qualche problema posturale o meno. È un ascolto. Se poi vuole ancora migliorare, vedere se questa postura, trovare e capire, compra due bilance, le più economiche che esistono, quelle con le lancette. Mette le bilance per terra, si poggia sopra alle bilance, ascolta i polpacci e vede che il peso dei due piedi siano in perfettamente equilibrio. È un esercizio molto bello che uno può fare. Beh, sei anche allo simpatico da scoprire. È anche molto simpatico. Cioè, due bilance costano pochissimo, si tratta di una somma eccezionale di una decina di euro, e fa un esercizio eccezionale che si fa per ottenere un equilibrio abbastanza buono. Vediamo l'ultima slide. L'ultima slide è che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere le vertebre. A sinistra abbiamo una spina vertebrale completamente dritta, perfetta, per cui che cosa vuol dire? Che i cubi, le vertebre, che sono, chiamiamoli dei cubi, no? Sono perfettamente equilibrati. A destra le vertebre, che cosa? Sono nate, sono di struttura non perfettamente cubica, per cui hanno delle forme non perfette, e se non hanno delle forme non perfette io non le posso tenere uno sopra l'altro con un perfetto equilibrio come ce l'ho a sinistra, ma quello che posso tenere è un equilibrio muscolare delle linee, delle forze dei muscoli. Se io li so trattare correttamente posso ottenere questo equilibrio ricercato da tutti, che è una bella postura, ed evitare i dolori del futuro. E che d'altronde, come abbiamo detto, nel caso della persona anziana che decide di sottoporsi a un trattamento, lei diceva anche dopo i 90 anni si può tranquillamente intervenire sulla postura, si migliora la qualità della vita. Si migliora la qualità della vita. Ragazzi, perché così sono, perché per me quando vengono queste persone anziane sono dei ragazzi, è bellissimo vedere le persone anziane che vengono a fare le terapie, è stupendo, sono dei veri ragazzi che devono migliorare la qualità della propria vita. E allora grazie al dottor Giuseppe Dello Buono per essere stato con noi, grazie per i suoi consigli, ci ha dato anche dei piccoli segreti su come possiamo capire anche noi se siamo perfettamente in equilibrio, e quindi cosa? Fare prevenzione, intervenire il prima possibile. Sicuramente, si può intervenire sempre in qualsiasi momento, ma prima si interviene e meglio è. Grazie ancora al dottor Giuseppe Dello Buono, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo al prossimo appuntamento con la nostra rubrica In Forma.